Buongiorno, bentrovati. Siamo di nuovo in collegamento per un'altra videoconferenza. Ci spostiamo dalla Romagna in Trentino, siamo in Val di Fiemme, precisamente a Bellamonte, in collegamento con la signora Graziana, che è la proprietaria insieme alle sorelle dell'Hotel Sole Bellamonte. Buongiorno e buon 1º maggio, Graziana. Buongiorno, buon 1º maggio a tutti quanti. Ecco, intanto io pochi giorni fa ho sentito un suo collega di Predazzo, il quale mi diceva che la situazione lì è tranquilla, non ci sono stati grossi problemi e tutto sommato diciamo che si vive una vita abbastanza, tra virgolette, normale, ecco, per quanto riguarda gli spostamenti e comunque questa quarantena, ecco, un po' diversa dalle zone più colpite del nord Italia, giusto? Sì, confermo. Qua è ancora un'isola felice. Sarà che siamo un po' fuori dal mondo e quindi siamo fortunati in questo Voi senso. siete anche fortunati perché avete un grande albergo, capiente, ma avete anche un contorno, diciamo, un Sì. bel parco davanti, avete il parco di Paneveggio a pochi chilometri, di conseguenza una foresta stupenda, avete gli animali che scorazzano vicino No, al paese. abbiamo tutto, siamo Avete tutto, fortunati, non mi fate in mancare paradiso. nulla, ecco, diciamo, sotto questo punto di vista. Ed è molto bello. Intanto, come state lei e le sue sorelle? Siete 5 sorelle, per cui una famiglia molto numerosa, giusto? Sì, siamo tantissimi e stiamo tutto benissimo, grazie, grazie a Dio, stiamo bene noi, stiamo bene i nonni, stiamo bene tutti, ma siamo fortunati perché non dipende da noi, quindi Certo. per fortuna. Ecco, nel mese di marzo avete dovuto interrompere bruscamente la stagione Sì. invernale. Come stava procedendo la stagione? Ma la stagione invernale in assoluto stava andando bene. Poi diciamo, da fine febbraio in poi è stato un massacro. Abbiamo interrotto dalla sera alla mattina, cioè sabato sera abbiamo sentito le prime notizie, domenica mattina abbiamo chiuso, che era l'8 di marzo. Abbiamo chiuso in anticipo, di corsa, traumatico. Dobbiamo ancora capire cosa è successo, ma è successo a tutti e te ne fai una ragione, quindi. Certo. Un danno economico, però cosa ci vuoi fare? Ecco, per quanto riguarda i vostri collaboratori, avete dovuto sospendere i rapporti di lavoro, avete dovuto mettere in cassa integrazione. Voi so che siete una grande famiglia e di conseguenza lavorate un po' tutti nell'ambito dell'hotel, per cui forse avete meno problemi in questo senso. Però com'è stata la situazione in quel momento? Ma diciamo che anche lì non è andata male, nel senso che abbiamo tenuto i dipendenti ancora un pochino per fare le pulizie e poi li abbiamo, diciamo, licenziati, ma mancava poco comunque per Pochi la fine giorni, della ecco. settimana. Esatto, avremmo chiuso il 15, abbiamo chiuso l'8, quindi li abbiamo tenuti ancora quel poco che serviva per fare tutto. Diciamo che è andata bene anche lì, nell'insieme. Ecco, dallo Stato centrale non c'è ancora una data per poter pensare a una fase 3, una riapertura, però penso che già tra voi albergatori ci sia un tam-tam, diciamo, di notizie tale da poter intuire quelle che sono diciamo, le potenziali aperture a tempi brevi. Ecco, si parla di giugno come mese per poter riattivare il tutto. A qualche sentore? Ma sinceramente no, proprio perché siamo un po' fuori dal mondo, non ho grandi tam-tam, non ho grandi collegamenti con gli altri. Noi abbiamo scelto di posticipare l'apertura al 1º luglio, Al 1º luglio comunque, certo. perché non sapendo, è arrivato il decreto ministeriale, sì, qualche idea si ha, però da qua ai prossimi 2 mesi chissà quante cose cambiano, quindi stiamo andando coi piedi di piombo e siamo però comunque positivi, eh? Nel senso siamo Certo. convinti che la gente avrà voglia di uscire, che avrà voglia di scappare, non No, ma sappiamo se avrà bisogna ancora i essere soldi e le positivi ferie, perché ma comunque in un momento così difficile, se ci facciamo prendere anche dalla depressione, guai. effettivamente bisogna cercare di essere sempre sereni. È difficile, non è, visto la No, no, situazione economica in generale, chiaramente è ci molto sono tanti difficile. settori veramente che fanno fatica. Volevo chiedere, in funzione appunto di un'eventuale apertura del 1º maggio, del 1º luglio, scusi, quali sono le iniziative che prenderete proprio per la tutela vostra e dei vostri collaboratori e dei clienti?
Ma di base seguiremo quello che ci diranno di fare. Sicuramente andremo a go-go con i dispenser per disinfettarsi e lo metteremo ovunque, in tutti i posti possibili. E poi prenderemo tutto quello necessario per sanificare, come dice appunto il decreto che abbiamo letto ieri. E non penso che sia neanche così negativo fare tutte quelle cose, perché lo pulivi prima, lo pulisci adesso, adesso usi il prodotto magari specifico. Ma un po' che noi siamo fissati con le pulizie, noi siamo, mio papà dice Sì, che ma siamo ho malate, constatato in prima malate. persona, ecco, posso dire effettivamente che su È un quello po' non si può fissato. assolutamente dire nulla, ecco. E, per Grazie. quanto riguarda l'ambito della ristorazione, come pensate, visto che avete una grande sala molto molto capiente e con tanti tavoli? Ma l'idea è che comunque noi abbiamo al massimo 150 posti come albergo e abbiamo posti a sedere fino a 500, perché abbiamo tre sale, quindi non è un problema, li metteremo tanto larghi e staranno a tanti metri uno dall'altro come tavolo e poi, ripeto, avremo sempre le mani strapulite e non sarà un problema, nel senso, a parte che secondo me adesso siamo tutti angosciati, adesso abbiamo tutti questa fobia di parlare con gli altri, di stare troppo vicini. Passerà, passerà, torneremo anche alla normalità. Mi Io auguro questo. ne sono convinta, cioè è stata una brutta cosa, ma come tutte le brutte cose finirà. Certo. Avete avuto qualche sentore in base alle prenotazioni, alle richieste di gente, di clienti abituali che vogliono tornare, vi scrivono, si sono sempre in contatto? Allora, devo dire, essere onesti, le email rispetto agli anni scorsi sono zero, perché gli anni scorsi ne avevi, non dico centinaia al giorno, ma quasi, adesso si contano sulle dita di una mano, quindi sono veramente pochissime le richieste. I vecchi clienti, devo dire, quei vecchi clienti che hanno prenotato non hanno neanche chiesto cosa pensiamo di fare, hanno prenotato, Hanno punto. prenotato appunto. Punto. I nuovi clienti ti chiedono se tipo c'è l'angolo cottura in camera per potersi arrangiare, li tranquillizzo proprio perché abbiamo spazio infinito e quindi li tranquillizzo in quel senso che possiamo veramente mantenere le distanze. Poi si prendono in giro, per noi 1 metro è poco, noi trentini tendiamo a stare anche a 3 metri normalmente nella nostra vita quotidiana, quindi le distanze insomma, sono sempre tante qua in Trentino, non siamo molto, un po' il nostro difetto, siamo un po' freddini, un po' lontani. Quindi. I nostri amici Cervi, Caprioli, lì come stanno? Ma Scorrazzano loro per il stanno da parco? Dio, Arrivano esatto, fino loro stanno da all'hotel? Dio. Arrivano direttamente? È Sì, bellissimo allora devo vedere. dire che loro vengono sempre a maggio perché la mia mamma, e quindi adesso inizierà, la mia mamma mette i fiorellini fuori e loro adorano mangiarsi i fiorellini della mia mamma, quindi è normale che a maggio vengano a mangiarsi il fieno di mia sorella che ha i cavalli, i fiorellini di mia mamma che le piacciono tanto, quindi li abbiamo qui come sempre però, nel senso qui, ripeto, è un angolo felice, è un paradiso, è un po' diverso dal resto del mondo, la natura è sempre a contatto e non è cambiato tanto, c'era Non è prima, non c'è cambiato adesso. tanto, ecco, questo è importante, per cui diamo anche un'immagine propositiva di quello che può Sì, essere sì. il mercato futuro Sì, del prodotto forse italiano. sembriamo leggeri perché qua in realtà è talmente fuori dal mondo che è arrivato poco a toccarci. Allora siamo ancora, boh, forse naif, non ho idea, però qua la natura è veramente predominante sempre e quindi è difficile immaginare Non c'è il arrivi. problema di distanziamenti sociali, ecco, nel No, vostro territorio no. assolutamente. Sono prati immensi, Sì, foreste sì, sì. bellissime, di Grandissimi. conseguenza vale la pena veramente di venire a vedere. Voleva Sì, dai, questo è eventualmente fare qualche fantastico. richiesta, qualche proposta, oppure ritiene che, non so, alle istituzioni, ecco, se avete qualcosa da chiedere eventualmente. Ma sarebbe bello che ci aiutassero un po' tutti, perché noi siamo tra i fortunati che chiedono un mutuo alla banca e la banca glielo dà. A fondo perduto non esiste niente, ho parlato anche ieri con la provincia, sono tutte cose che raccontano, ma sono cose veramente che raccontano e sarebbe bello che ci aiutassero un po', ma i soldi non ci sono e no, a me spaventa di più le persone, quelli che non stanno lavorando, che non sanno come arrivare a fine mese, che non sanno come comprare le cose, quelli mi fanno più paura. Noi in qualche modo, secondo me, ci
ce la caveremo, ma ho più paura per la gente normale. Noi ce la faremo perché in qualche modo ce la si fa. Poi i ricchi non diventeremo mai, però non era quello lo scopo. Lo scopo è vivere bene. Noi siamo infortunati che Certo. mangiano tutti i giorni e che hanno un futuro. Tanta gente, mi spaventa gli altri, quelli che non possono. Quelli secondo me lo Dobbiamo Stato verso il deve fare lavoro che non qualcosa. hanno la possibilità in questo Sì, momento di sì. attingere a nessun A contributo, nessuno, o se esatto. lo fanno, Quindi. lo fanno in maniera comunque con dei compromessi che chiaramente possono Sì, ecco, risultare quindi. devastanti in fase. Diciamo successiva, ecco, questo è un po' il tutto. Grazie Anna, vuol dare il suo indirizzo mail per poter internet in modo tale che chi volesse chiedere informazioni alla sua struttura, al suo Volentierissimo. hotel, almeno lo può fare. Volentierissimo. Allora, la nostra email è info@hsole, come Hotel Sole, ma solo l'h.it, quindi info@hsole.it. Io sono Graziana e sono qua. Benissimo, io direi che è stato un piacere rivederla, ci siamo visti Anche pochi per mesi me. fa, era tutto bianco, però oggi chiaramente sarà tutto verde, tutto bello Sì, fiorito, verde e nonostante, fiorellini. esatto, per cui un paesaggio meraviglioso, speriamo di poterci rivedere di persona quanto prima e diamo un messaggio positivo appunto un po' a tutti perché chiaramente ne abbiamo bisogno, anche perché sono mesi, mesi difficili sono stati Sì, questi davvero, e davvero. ora la gente incomincia veramente a mal sopportare tutte queste restrizioni e queste privazioni, ecco, questo è un po' il quadro generale. Bene, Graziana, io la ringrazio infinitamente, saluto lei e tutte le sue sorelle e la sua famiglia. E ripeto, un abbraccio forte e speriamo di rincontrarci quanto prima. Se nel Grazie, caso Sergio. avessimo una data per poter fare, per, diciamo, quanto riguarda l'apertura, non esiterò a contattarvi per poter, farvi fare anche delle proposte commerciali, ai nuovi clienti italiani. Va bene? Grazie, grazie di tutto, un abbraccione e a E presto. buon primo Grazie, maggio. grazie. Grazie, Arrivederci, arrivederci, un grazie, saluto. arrivederci, grazie. Grazie, grazie, grazie. Okay.